sciopero generale Cobas anche a Cosenza. Manifestazione partita intorno alle 9 da Piazza Loreto, poi come è evoluta? La manifestazione è indetta sia dai Cobas ma anche da tutto il sindacalismo di base presente in Italia e in particolare qui assieme all'USB, alla Confederazione di Cosenza. Il corteo è partito da Piazza Loreto, ha attraversato le vie della città, è passato simbolicamente davanti alla sede di Confindustria a significare insomma le responsabilità che ci sono in questo momento storico così drammatico per il mondo del lavoro, e poi ci siamo ritrovati qui a Piazza 11 Settembre dove abbiamo avuto un incontro con il prefetto nel quale abbiamo esposto le motivazioni dello sciopero, la piattaforma che fra le altre cose ha la richiesta dell'abrogazione del Jobs Act, il ripristino dell'articolo 18, l'abrogazione dei contratti precari, un maggiore sicurezza riguardo il reddito, maggiori investimenti in scuola, sanità, trasporti, edilizia popolare, e quindi tutte le problematiche che interessano oggi il mondo del lavoro e le classi popolari. Assieme a noi c'erano gli studenti delle scuole che stanno denunciando le classi pollaio, l'assenza di un piano di edilizia scolastica all'altezza della situazione, e questa è una situazione che poi si ripercuote anche sui docenti che noi rappresentiamo e che poi insomma ha diverse ripercussioni. La giornata di oggi è molto importante secondo noi in quanto tutte queste problematiche che riguardano le classi popolari, a partire dai rincari per finire ai bassi salari e alle condizioni di lavoro sempre più precarie, fino alle vertenze che abbiamo in atto come quella Abramo, quella IMSS, del contact center IMSS, quelle delle cliniche private che abbiamo proprio qui sul territorio, insomma è un momento storico nel quale il mondo del lavoro ha bisogno di uscire fuori e di affermare quelli che sono diritti storici conquistati con lotte e che oggi sono messi in discussione. Nel documento di presentazione molto critici nei confronti di Draghi e della Confindustria. Sì, crediamo che questo governo fondamentalmente risponda ai diktat delle elite economiche di questo paese rappresentate da Confindustria. Effettivamente all'ordine del giorno c'è lo sblocco dei licenziamenti, ci sono vertenze come quella all'Italia che sono agite dallo Stato in maniera barbara, all'Italia, la vertenza dell'Italia ITA è un chiaro esempio di macelleria sociale di cui la maggiore responsabilità è chiaro che è in capo al governo, essendo un'azienda pubblica che ha significato molto per questo paese e i cui problemi vengono scaricati come sempre sui lavoratori e sui cittadini. Quindi sì, siamo lo nostro sciopero è contro questo governo che definiamo governo Draghi Bonomi. Che valenza assume per chiudere questo corteo dopo i fatti di Roma? Allora, i fatti di Roma sono state una enorme strumentalizzazione perché è stato preso il disagio sociale, il disagio anche del mondo del lavoro che c'è nella società per compiere un atto dichiaratamente e apertamente fascista che nulla ha a che vedere col mondo del lavoro e con le esigenze delle classi popolari. Quindi noi oggi siamo qui, siamo i sindacati di base, quindi chiediamo anche maggiore democrazia sindacale, ma crediamo che le cose successe ieri siano un qualcosa da respingere nettamente, siano un qualcosa su cui c'è una grave responsabilità anche da parte delle istituzioni, perché ieri abbiamo visto quel corteo con in testa esponenti di Forza Nuova, gente anche che ha applicato la sorveglianza speciale, che sta facendo di bello e cattivo tempo a Roma su queste piazze, che ha percorso più di un chilometro ed è riuscito ad arrivare sotto la sede della CGIL. Questo fatto è un fatto politico importantissimo, gravissimo, su cui pur essendo in totale disaccordo noi con la CGIL e i sindacati confederali non possiamo girarci indietro.